Iniziamo i nostri collegamenti. Sono davvero onorato di avere con noi in diretta l'amministratore delegato del Change, il dottor Mariano Giustino. Perché buonasera amministratore, grazie di aver accettato il nostro invito, perché c'è un'importante novità. La Kraft Heinz ha deciso di investire su Napoli e di investire insieme al Change, perché si faranno nuove ricerche su alimenti per bambini con gli esperti di immuno nutrizione. È un grande riconoscimento da parte della company statunitense, che lo ricordiamo è titolare di molti marchi, tra cui la Plasmon oppure la Nipion, e l'idea nasce perché c'è, dottore, una ormai consolidata collaborazione tra il Change e la Kraft, perché da anni si studiano insieme alimenti per aiutare i bambini. Buonasera, grazie a voi naturalmente per l'invito. Kraft Heinz ha scelto il Change per insediare un suo centro di ricerca sulla nutrizione, insieme ovviamente ai gruppi di ricerca che sono presenti all'interno del Change e naturalmente nella Federico II, con la quale la Kraft Heinz ha una consolidata esperienza di collaborazione. La scelta del Change da parte di Kraft naturalmente è per noi motivo di grande orgoglio, perché ci consente chiaramente di creare un respiro internazionale alla nostra attività, un collegamento che si rivolge a tutto il mondo con una prospettiva molto ampia. Kraft ci ha scelto perché nel corso degli anni noi abbiamo consolidato il ruolo del Change come centro di ricerca e di riferimento internazionale per tante attività che portiamo avanti con i nostri ricercatori e per una serie di piattaforme tecnologiche che ci pongono all'avanguardia anche a livello internazionale. Ecco, come si strutturerà la collaborazione? Non ricordiamo naturalmente il gruppo di studio del Change guidato dal professor Roberto Berni Canani. Come si strutturerà questo accordo? La Kraft insedia all'interno del Change un suo laboratorio di ricerca che condividerà gli spazi proprio con il professor Berni Canani, che lei ha appena citato e che come sappiamo è un esperto di fama internazionale in questo settore, e porteranno quindi avanti insieme una serie di linee di ricerca, quelle già consolidate che portano avanti in questo momento, ma anche altre che si potranno aprire nel corso degli anni, nel tempo, nei prossimi mesi, e per le quali noi ci auguriamo di creare ulteriori punti di contatto e di collaborazione scientifica con altri ricercatori della nostra famiglia Change, ma anche ovviamente di tutta la famiglia scientifica della regione Campania. Ecco, le chiedo amministratore, ci saranno delle tematiche particolari, soprattutto su cosa si concentrerà in modo particolare l'attenzione naturalmente dei ricercatori per questa collaborazione? Si concentrerà naturalmente sulla nutrizione, sugli aspetti nutrizionali che loro stanno studiando, sul microbiota dell'intestino, sulla capacità di alcuni batteri di aiutare l'organismo a creare difese immunitarie. Oggi per esempio questo tema è di grande attualità proprio per il Covid di cui stiamo parlando. Ci sono alcune linee di ricerca che stiamo sviluppando nel Change che hanno proprio come tema questo qui, e cioè la verifica che alcuni batteri e alcuni anticorpi possono aiutare l'organismo a combattere meglio gli attacchi legati al Covid. Ecco, è naturalmente motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scientifica. Tra l'altro noi lo ricordiamo sempre, il Change è il vanto della nostra nazione, in modo particolare della nostra regione. Il fatto che Kraft Heinz voglia puntare proprio sul Change fa capire che insomma la nostra regione non indietreggia di fronte alla ricerca e che ci sono davvero punte di grande eccellenza nel nostro territorio. Come ha detto l'amministratore delegato Budelli della Kraft Heinz quando è venuto da noi, abbiamo sottoscritto il protocollo di collaborazione e avviato questa collaborazione. Lui è molto legato al territorio napoletano e al territorio campano e ci ha dato testimonianza dell'esigenza, dell'esistenza di una platea di ricercatori, un insieme di ricercatori che
costituiscono appunto l'ossatura della ricerca campana di livello internazionale, cioè qui da noi ci sono dei ricercatori di primo ordine, non solo da noi al CENGE naturalmente, ma in tutte le varie istituzioni di ricerca della regione e della città di Napoli, e quindi questo è chiaramente motivo di orgoglio per tutti noi, e noi al CENGE abbiamo cercato di porre le condizioni per rendere maggiormente accogliente il nostro territorio e per quindi per facilitare questi collegamenti e la venuta di molte multinazionali. Questa è la prima, ci auguriamo che si possano instaurare anche altre collaborazioni con altre aziende, se non del livello di Kraft, perché è una tra le prime aziende a livello mondiale, ma comunque di profilo internazionale. Tra l'altro mi corregga se sbaglio, il CENGE da anni e soprattutto ha una sorta di tradizione per quanto riguarda il mondo dell'innovazione negli alimenti, perché è davvero diventato negli anni un punto di riferimento. Le chiedo anche da quando sarà operativo il gruppo di lavoro? Sì, negli alimenti il gruppo del professor Berni Canani lavora da tanto tempo e con risultati veramente straordinari a livello internazionale, quindi è per noi ovviamente un motivo di grande orgoglio la sua presenza all'interno della famiglia del CENGE e porta avanti da noi già da parecchi anni questo tipo di ricerca. La collaborazione con Kraft Heinz prende avvio proprio in questi giorni, è partita operativamente il 1 luglio, e naturalmente adesso insomma c'è questo periodo ancora un po' particolare legato naturalmente a Covid, ma ci auguriamo che da settembre possa già essere pienamente operativa. Io ringrazio il dottor Mariano Giustino, amministratore delegato del CENGE, grazie naturalmente per il suo impegno quotidiano e per tutti, insomma, per tutto quello che i ricercatori del CENGE fanno quotidianamente per il nostro paese. Grazie davvero a lei e tramite lei a tutto il suo gruppo di lavoro. Diffonderò il ringraziamento ovviamente a quelli che lo meritano più di me, che sono i ricercatori che lavorano tutti i giorni su cose concrete e importanti per tutti lei noi. Lei ci insegna che si vince in squadra, quindi si vince in squadra sicuramente. Grazie ancora per l'invito, arrivederci. Grazie a lei, complimenti ancora, perché davvero questo protocollo d'intesa è un motivo di orgoglio e di vanto per la nostra regione, perché davvero fa essere fieri di quello che si fa in molte realtà della nostra regione.